quanti bambini? Sono stati bravi? Sono tutti bravissimi. Bravissimi. Non credo ci sia del carbone nel sangue. Bene. No, non credo. Gli anni sono qui a portarci la bottiglia. La gente tosta, quando i giochi si fanno duro scendono in campo. Ed eccoci qua, tosti. Allora, quest'anno è stato un anno straordinario per il Piccolo Principe. Tante cose sono accadute, tanti progetti realizzati e in via di realizzazione, tanti amici che sono arrivati ad aiutarci, a darci una mano, le fondazioni, amici filantropi, persone che davvero hanno voluto partecipare a questo grande progetto in favore, come sempre, della parte migliore della nostra società, i bambini e i ragazzi. Quindi io gioco facile quando arrivo e chiedo aiuto parlando dei nostri bambini, delle esigenze degli adolescenti che sono sempre tante e della povertà che è diventata oramai una delle grandi, grandi piaghe con le quali davvero dobbiamo averci a che fare, conviverci e metterci ognuno di noi un pezzettino. Abbiamo qui dei rappresentanti oggi delle fondazioni e penso a Carlo Massironi che è venuto qui e che è sempre molto attento alle tematiche riguardanti i minori. Per noi è sempre un grande onore. Ma l'anno nuovo non inizierebbe e non sarebbe di buon auspicio se voi non ci foste. Voi rappresentate per noi davvero la bellezza, la condivisione, l'allegria, la vivacità e anche la forza, di ricominciare. Raccontare che cosa è accaduto quest'anno, sono accadute tante cose, convenzioni, amici nuovi, penso alla convenzione con Coldiretti Lombardia che ha voluto davvero incontrarci e aprire con noi un protocollo di lavoro comune, per noi è un grande onore e per i nostri ragazzi è una grande opportunità, pensate soltanto agli stage formativi, pensate anche soltanto a visitare le grandi aziende che rendono bella la Lombardia. Il nostro sogno non è ovviamente di fermarci a Coldiretti Lombardia, noi arriveremo a Coldiretti Italia ovviamente. Perché? Perché ci siamo resi conto quest'anno, più forse di altri anni, che la rete è quella che ci ha reso forte. E la rete vuol dire fare insieme. Quindi il fatto che ho chiesto adesso al sindaco una maggiore collaborazione, una maggiore forza nella nostra relazione, significa proprio questo. Perché senza la rete, senza il nostro territorio, siamo nessuno. Davvero ed è importante incontrarci e fare delle cose insieme. Tutto questo quest'anno ha prodotto la Cittadella dei Ragazzi, che è a San Vittorio Olona, ma che è un pezzo di questo cuore, il cuore pulsante. Poi il fatto che sia decentrata non ha nessun significato, i bambini sono in tutto il mondo. Potrei aprirne una domani mattina in Madagascar, come mi ha detto la mia amica che adesso si trova lì, no? E io credo che il nostro dovere sia far star bene i nostri ragazzi. Per noi non può iniziare l'anno se non veniamo qui. Quest'anno sarà un anno importante per il Motoclub Sempione, noi torniamo a Busto Arsizio, a Malpensa Fiere nel mese di maggio, torniamo con un nuovo progetto, un progetto importante al quale stiamo lavorando già da un annetto circa, perché noi siamo legati a questa città come siamo legati al Piccolo Principe, quindi per noi non può non iniziare l'anno se non veniamo qui. Io faccio tesoro delle parole che dice Patrizia per il discorso riguardante la rete e la speranza. Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi più grandi che sono ospiti qua. Noi non veniamo per portare la calza, per portare la Befana e finisce qui il nostro progetto e dire abbiamo fatto qualcosa di bello. Noi veniamo qua per cercare di mandare un messaggio e dirvi guardate che le brave persone esistono, nonostante ci sono i momenti difficili, nonostante la vita ci prospetta dei momenti che non sono facili da attraversare e da combattere. Noi siamo qui per dire noi ci siamo, cerchiamo di fare del nostro meglio e di dare un appoggio quando ce n'è di bisogno. Quando non ce lo chiedete arriviamo comunque. Per noi la rete è importante, importantissima ed è quello che ci ha fatto diventare così grandi, no? Diciamo, siamo partiti dal nulla e ora riusciamo a fare delle cose molto importanti. A tal proposito,
oggi vi voglio presentare questa cosa che è legata al Castle Road del 2024. Sempre attraverso la rete noi abbiamo fatto la conoscenza di una persona attraverso un nostro anello, un nostro gancio, che è il fondatore di questa fondazione, la Fondazione Hill. Fondazione Hill si occupa di tantissime cose, addirittura il taxi solidale mi viene in mente, ci sono 8 mezzi che camminano attraverso i volontari, quindi sono dei furgoni qui a Milano e a Roma, trasportano i bambini e le loro famiglie all'interno degli ospedali Bambin Gesù e Albesta di Milano, tutto gratuitamente. Gli stiamo aiutando a prendere degli appartamenti per ospitare le famiglie magari che vengono dal Sud Italia per curare i propri figli, eccetera eccetera. Ma abbiamo un progetto importante che riguarda la ricerca. Il Best di Milano è uno degli ospedali più importanti a livello europeo, sicuramente nazionale, per quanto riguarda la neurochirurgia. Noi abbiamo sposato questo impegno, si vuole cercare di acquistare un macchinario che permette agli operatori, quindi ai medici, di fare l'intervento, realizzarlo prima di andare sulla persona, quindi con una realtà aumentata. Voi pensate che questa attrezzatura addirittura viene utilizzata per i piloti di MotoGP o di Formula 1 per vedere la reazione cerebrale, quindi del sistema nervoso. Quindi questo è un progetto importante, si parla di neurochirurgia pediatrica oncologica e quindi solo il termine ci destabilizza. Io sono andato lì. Grazie.